so che sia stato uno di quei film che in qualche modo ti generano l'entusiasmo per il nostro lavoro, perché è un film assolutamente fuori dai canoni classici del cinema italiano, però anche internazionale. Nicola ha detto un film di genere, per me è una straordinaria storia d'amore assoluta, infinita, ma è soprattutto un film ricco di sorprese e che ha proprio nella struttura narrativa la sua forza, un film che non finisce mai, dalla prima immagine. Io purtroppo quando parlo di questo film veramente corro il rischio sempre di sfogliare, ho voglia di raccontare le cose per far capire, no, non devi farlo, alcuni passaggi, per esempio mi verrebbe voglia di raccontare quanto è importante è la Polaroid e quanto importanti sono quelle fotografie per capire dove stiamo andando, o quanto è importante quello sguardo con cui si apre il film di quella signora che guarda l'ottolino e vede un viso e lo guarda con grande attenzione, poi alla fine il film capisce perché tutto questo è accaduto. Pertanto è un film molto complicato da vendere, pertanto parliamo di tecnica distributiva, che sia un film di genere, La grande storia d'amore, ma è soprattutto un film che ha pochissimi titoli comparabili, e quando uno pensa a un qualcosa di simile veramente cita dei capolavori. Io penso se mi lasci il cancello a Eternal Sunshine, o anche ai soliti sospetti, se mi lasci il cancello o i soliti sospetti. Pertanto un film che devi vedere con grandissima attenzione dal primo all'ultimo secondo, senza distrarti. Questo è un altro elemento molto, molto, molto importante e molto difficile da ottenere in questo momento dal pubblico che è abituato a guardare il cellulare. Questo è un film che se nel momento giusto tu ti distrai, guardi il cellulare, hai perso il film e non ci rientri più. Infatti quando noi ieri sul palco abbiamo detto mi raccomando state attenti, per forza avete anche bisogno di vedere questo film due volte, non è perché è un film complesso, ma che è un film che necessita di un'attenzione continuativa che adesso un po' si è persa lo spettatore cinematografico. Pertanto abbiamo lavorato in questo modo, siamo partiti con la comunicazione dal Festival di Berlino, dal concorso, abbiamo avuto Bari come ponte che ci aggancia all'uscita, ci sono una serie di anteprime importanti. Questo è un film che deve essere visto, perché solo chi lo vede è in grado di raccontare che cosa ha visto. Non è semplice, anzi si può raccontare, ma noi non possiamo raccontarlo. Intanto la difficoltà anche nel piano di lancio è raccontare allo spettatore, al futuro spettatore, che stiamo parlando di una storia d'amore distopica, una storia d'amore che parte da un'idea assolutamente poco credibile, ma assolutamente possibile che possa realizzarsi nel prossimo futuro, con un cast internazionale per un prodotto nazionale. Cioè, tanti elementi che secondo me sono tutti elementi di straordinaria forza, perché rendono questo film unico. Noi ce ne siamo innamorati, abbiamo lavorato con Nicola, con Francesca, con Carlotta, con Elisabetta, con Piero, con grande comunione di intenti, perché quando poi il distributore si innamora di un prodotto, là dà il vero valore aggiunto, se no diventa un freddo lavoro. E quello che diceva Nicola è molto simile al paragone fra un film che appassiona il distributore e un film invece piatto. Io dico sempre che quando vedo un film e non divento uno dei personaggi di quel film, vuol dire che quel film poi alla fine non riesce a comunicare e diventa una fotografia. Questo film non è una fotografia, questo è un film che non può lasciarti indifferente. Ti può far piangere se sei in un momento particolare, ti può far pensare, ti può lasciare magari anche un giudizio di totale sospensione, però è un film che non può lasciare indifferenti. Noi speriamo che il pubblico possa farlo.